Ok, buongiorno, salve a tutti. Ci riproviamo, vediamo se questa volta abbiamo più fortuna, riusciamo a terminare la diretta. Come ho detto prima, oggi volevo presentare la mia linea di prodotti a base di amminoacidi ramificati e fare velocemente un piccolo ripasso sugli amminoacidi ramificati stessi. Gli amminoacidi ramificati, i 3 BCAA, quindi isoleucina, leucina e valina, sono fondamentalmente degli anticatabolici, contrastano il catabolismo muscolare, diciamo in parole povere, aiutano a recuperare. Però c'è un problema, gli amminoacidi ramificati sono stati sempre equivocati, nel senso, tanti clienti, per non dire tantissimi, per non dire quasi tutti, prima che io gli faccia il lavaggio del cervello, sono convinti di poter mangiare quello che gli va quando gli va, a parole mangiano tutti benissimo, e poi risolvere la questione del recupero con 4-5 pasticche, come le chiamano loro, di amminoacidi. Non è così. Il recupero muscolare dipende da tanti fattori, in primis il corretto apporto proteico. L'atleta che deve, tra virgolette, solo recuperare, dovrebbe assumere 1,5 grammi, 1,7 grammi circa di proteine dalla sua alimentazione. Per chilo di peso corporeo quotidiano, chi vuole che gli rimanga qualcosa addosso, come uno che va in palestra o in sport di forza dove si cerca una crescita muscolare, dovrebbe arrivare ai 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo quotidiano. Dopo questo corretto apporto proteico, non fosse sufficiente per recuperare correttamente, si usano anche ulteriori amminoacidi ramificati e il loro parente stretto, eventualmente la glutammina, che magari tratteremo in un altro video. Quindi, prima mangio il quantitativo corretto di proteine, semplicissima ma devastante rottura di coglioni, soprattutto se non si usano per comodità di vita ed economia di costi proteine in polvere. Poi, semmai, uso anche amminoacidi ramificati. Terminata questa parentesi, questo velocissimo ripasso, volevo passare alla presentazione dei miei prodotti. Io ho un marchio mio di integratori ormai dal 2004, quindi sono 14 anni. Iniziai proprio con gli amminoacidi ramificati e la vecchia preistoria. Creatina Crea Pure di Degussa, i miei primi due prodotti con il mio marchio, adesso ne ho una quarantina ed è più o meno il 70% di quello che vendo. Passo alla presentazione. Allora, il primo prodotto sono canonici tradizionali amminoacidi ramificati in compressa da 1 grammo. Purtroppo la telecamera spara e capirò anche come girarli così. Classico rapporto, vado ad abbassare questo, ok? Classico rapporto 2-1-1, che è il rapporto standard che si usa dal tempo dell'uomo di Neanderthal. Diffidare dagli altri rapporti perché sono furbatine commerciali, ma la questione è stata già trattata in un altro video. Barattolo da 100 compresse, barattolo da 200 compresse, materia prima Ajinomoto, uno dei principali produttori di amminoacidi di alta qualità al mondo. Diciamo il prodotto classico. Questo invece è il mio prodotto di punta, al momento il mio cavallo di battaglia. Sono gli Strong BCA. Cosa hanno di particolare? Sono compresse da 1,5 grammi, dove è stata aggiunta alla compressa tradizionale da 1 grammo, il rapporto 2-1-1, ulteriori 500 mg di leucina per compressa. Diventano 411 per matematica, ma questi diventano 411 per aggiunta di prodotto e non per sostituzione dell'economica leucina al posto dei più costosi isoleucina e valina. Ma ne abbiamo già parlato, poi divento ripetitivo. Queste sono 250 compresse da 1,5 grammo.
quindi la bellezza di 375 grammi. Materia prima, eccola qui, Kaiowa, un altro produttore sempre giapponese, si vede gli fanno tutti loro, di aminoacidi di altissima qualità. Fate caso, se volete dei prodotti di qualità, al brand, cioè chi ha prodotti di alta qualità, un po' più costosi inevitabilmente, è ben orgoglioso di indicarlo. Ormai i loghi delle materie prime stanno sparendo da praticamente tutti i barattoli, soprattutto nei settori di basso costo, perché si mette roba molto più economica. Ho anche un prodotto a base di aminoacidi ramificati in polvere, gusto arancio e limone, formato da 250 e mezzo chilo. Cosa dire sugli aminoacidi ramificati in polvere? Fare attenzione soprattutto alle percentuali. I miei sono 96% aminoacidi ramificati e c'è un misero 4% di aroma e un goccino di dolcificante per renderli un pochino più gradevoli. Girano prodotti con dentro il 30% di dolcificanti e zuccheri. Guardare sempre, perché spesso capita, prendo un prodotto in polvere, vado a vedere il dosaggio. 8 grammi di prodotto e dentro ci sono 5 grammi di aminoacidi, anche perché 5 grammi è il massimo che si può mettere in un'etichetta italiana. Ok? Ma se su 8 grammi di prodotto ce ne sono 5 di aminoacidi, gli altri 3, che roba è? Spesso non è neanche indicato, perché se sono sostanze che non hanno una valenza nutritiva, sono solo aromi e quant'altro, non danno calorie, non vanno indicati. Però vi giocate il 30% del prodotto. No? Magari un barattolo da mezzo chilo e poi dentro di ramificati, aminoacidi ramificati, alla fine ce ne sono 3 etti su mezzo chilo. Qui è il 96%. Ultimo prodotto con il mio marchio, un prodottino un pochino più particolare. Ho già fatto un video specifico su questo prodotto, è il mio Quick Recharge. Questo è un prodotto pensato per chi ha bisogno di un dosaggio extra di aminoacidi durante performance atletiche molto prolungate, per esempio una gran fondo, un'uscita di bici di 4, 5, 6 ore. Anche a logica, possibile che la dose di aminoacidi sia sempre uguale, vado in bici 1 ora e mezza, vado in bici 6 ore, ne prendo, normalmente si consiglia 1 grammo ogni 10 kg di peso, ma sempre così, peso 70 kg, prendo 7 grammi di aminoacidi, sia che vado a fare una partita a tennis, sia che vado 8 ore in bicicletta, mi sembra strano, no? Questo invece è un prodotto che contiene aminoacidi ramificati, glutammina, HMB, un po' di betalanina e caffeina, 8 compresse masticabili, quindi uniscono la comodità di trasporto delle compresse alla velocità di assimilazione di una polvere. Voi li masticate velocemente in bocca, sono lievemente aromatizzati per renderli un po' più gradevoli, una bella gollata d'acqua e mandate già giù un prodotto sbriciolato notevolmente, quindi l'organismo ci mette molto meno tempo ad assimilarlo, perché i succhi gastrici non devono disgregare la compressa. Come dicevo prima, 8 compresse di questo prodotto forniscono i canonici 5 grammi di aminoacidi, purtroppo in Italia in un'etichetta non se ne può mettere di più, sia che tu sia una ballerina della Scala di 30 kg stanca o un giocatore di rugby di 120 kg, il ministero se ne frega in Italia e dice 5 grammi, fine di tutti i discorsi. Ovviamente uno si organizza peso corporeo. Oltre ai 5 grammi di aminoacidi, il prodotto contiene 1,5 grammi di glutammina, 1 grammo di HMB, un altro anticatabolico non così fondamentale, secondo me, non ce l'ho, diciamo, puro con il mio marchio, è un metabolita della leucina, però in questo prodotto l'ho ritenuto utile. E ci sono anche 400 mg di betalanina e 200 mg di caffeina, diciamo un caffè doppio abbondante, quindi anche ha il potere un pochino stimolante. Questi sono quindi i miei 1, 2, 3, 4 prodotti
a base di aminoacidi ramificati. Adesso nei commenti del video vi metto il link ai vari prodotti e se trovo magari anche un po' di documentazione, studi, non chiacchiere del mio amico e di mio cugino sui dosaggi corretti. Arrivederci e grazie, alla prossima.